Basta vedere la lista delle iscrizioni, saranno praticamente tutti i più grandi del mondo, cavalieri, amazzoni e cavalli. Ricordo che qui gli atleti sono due, diciamo, sia l'animale che il cavallo che l'atleta, e anche con una recente legge credo che questo sia simbolicamente molto importante. È una grandissima ripartenza, abbiamo lavorato tutti quanti insieme, Roma Capitale, il CONI, Sport e Salute, la FISE, la Regione, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente qualche modifica, i due anelli intorno al campo sono lasciati liberi, si parla di minimalismo ambientale, ma sono dei piccoli cambiamenti, delle piccole modifiche imposte dal Covid che però non ci fermano. Questa è la cosa fondamentale. Roma si conferma capitale del grande sport. Abbiamo iniziato con la Formula E, che rimarrà con noi altri 5 anni e diventa campionato, gli internazionali di tennis, ci saranno poi, non dimentichiamolo, i mondiali di skate che da quest'anno diventano disciplina olimpica, abbiamo gli europei di nuoto nel 2022, la Ryder Cup nel 2023, i mondiali di atletica nel 2024, tanti altri incontri. Io direi che Roma è un grandissimo palcoscenico e nonostante la pandemia, nonostante qualche cambiamento, si riparte e si va avanti con grande orgoglio. Siamo a Piazza di Siena, dentro Villa Borghese, in questa splendida cornice dove si svolgerà l'88esimo concorso internazionale, dove solcheranno questo meraviglioso campo i più forti cavalieri al mondo, e la conclusione sarà a favore del carosello dell'Istituto San Raffaele. È una tradizione che ci accompagna negli anni, sono ragazzi che si impegnano per poter fare questa meravigliosa rappresentazione, e qua oggi ripartiamo tutti insieme. Devo dire che questo concorso è il simbolo della ripartenza, è il simbolo della rinascita, è il simbolo di chi combatte può riuscire a ripartire. Piazza di Siena, vi aspettiamo tutti quanti, 88esima edizione.